Siamo sempre in Contrada Marina, ma ci siamo spostati a valle perché la situazione, come ci segnalava poco fa un residente, è peggiorata qui dove ci sono alcune attività produttive e delle abitazioni. Siamo all'altezza di Via Chieti, vi facciamo vedere adesso come si presenta la cabina dell'Enel. Guardate, è stata letteralmente spinta in avanti di alcuni metri. Almeno un paio di metri, questa è la situazione, il dislivello che si è creato a seguito dello smottamento che riguarda la zona di Contrada Marina di Mociano. Questa è la collina che avanza, almeno una decina di metri, forse anche più. Il terreno ha letteralmente ricoperto l'ultimo tratto della strada, è stato spostato anche un traliccio dell'Enel che rischiava di essere travolto, e poi ci sono dei fabbricati qui accanto che sono stati trascinati in avanti dallo smottamento del terreno. Intanto noi cerchiamo di ascoltare anche un residente che ha segnalato il problema. Lei abita in quella casa bianca lì, voi avete già chiesto in passato degli interventi, siete fortemente preoccupati. Sì, abbiamo chiesto degli interventi già da 2-3 anni. Poi quest'anno a marzo, cioè quest'anno che sono riniziati questi studi geologici, e niente, cioè, questo monitoraggio andrà avanti fino a maggio-giugno, e poi con questi stanziamenti forse, non so se inizieranno questi lavori di messa in sicurezza. Sì, si parlava di 1,5 milioni di interventi per mettere in sicurezza questa area. Lei diceva lì dove oggi c'è quel terreno, prima c'era una strada. C'era una strada in pianura, arrivava fin sotto la collina, e ora con il rigonfiamento del terreno che si sono verificati questi crolli sia alle baracche artigianali qui agricoli, c'è pure una rimessa di cani che è sì. A rischio. Ma dormite tranquilli la notte? No, non si dorme. Io il mio balcone è quello lì, ogni acquazzone mi affaccio. E lei nota, percepisce in tempo reale, insomma, che questa collina lentamente scivola verso valle? Sì, a vista d'occhio. Non servono i geologi per dire che si muove. Lei è proprietario dell'attività? Sì. Sì. Ecco, lei ha un'attività produttiva qui. Che cosa avete fatto in passato e soprattutto come vivete, insomma, ora questa situazione? Viviamo sempre, diciamo, in apprensione per la nostra ditta, che purtroppo si trova in questa situazione, come può ben vedere. Abbiamo richiesto nel passato al comune, all'ente regionale, ma purtroppo, come accade spesso in Italia, si è abbandonati a se stessi. Quindi, e c'è questa cabina dell'Enel che sì, è la vostra dell'Enel, che teoricamente, come può ben vedere, rimane ben poco da fare se non spostarla in un'altra zona del terreno. Di quanti metri è avanzata? Noi la monitoriamo, diciamo, ogni qualvolta ci sia un evento atmosferico, e si è spostata di circa, diciamo, dai 90 a 1,20 m. Dopo, diciamo, il riferimento ormai che avevamo messo lì sulla cabina non c'è più, perché appunto si sposta continuamente, quindi dopo, come vediamo, non abbiamo più preso niente in riferimento, e bensì cercato di pensare a una soluzione, se appunto che è quella di spostarla. Ecco, grazie ai residenti di Contrada Marina nella zona di Via Chieti. Io vi lascio con queste immagini, vi faccio vedere questa cabina come avanza lentamente. Mi abbasso un attimo così potete rendervi conto, insomma, della situazione che riguarda Contrada Marina.